nei puntasodi before questo qua. Beccami moglie, piacere sua moglie. Stiamo a perdere. Va bene, te la do. Yeah! È qui per il colloquio? Già. Kales Brinks, sono tornato da te. Che bello! T'ho beccato! Posso spiegare? Cattivo! Mi hai preso per culo. Pochettino. How could this happen to me? Namo. Dove? Arrenal! E Gendry? Mort. E vabbè. Sigla! Quella prima depuntata me l'avevano vietata. Appena zilla pixelata. Però adesso l'hanno sbloccata. La Lesbrix gira per deserto. Chiedi spicci e una barbona. Amore de fame è quasi certo. Se non trova ospitalità, è proprio un classico degli immitrachi. Tutti buonistichi, più appaccati. La quarta puntata della seconda stagione del Trono del Decedi. Ma quante ne ho fatte ormai? Inizia con le guardie Lannister corparsine che disquisiscono su chi sia più forte tra la montagna o Jamie. Jamie è più forte, è più elegante, c'ha dei capelli lisci belli. Ma la montagna è grossa così. E allora Starell? Dai, quello è buono solo a perdere i tornei. Secondo Renly però c'ha un affondo micidiale. Questi sono contenti. Nel Trono del Muori è un atteggiamento inaccettabile. E infatti... lo scherzone! Fai schifo! Sono stati i cavalli! Te l'ho fatta! Aspetta, oh! Ti ho turlupinato! Ho sentito qualcosa? Sì, me lo fa il controscherzo! Lupo. Ma chi è? Vento Grigio con Rob e tutta la corte sua. Il re del nord! Raga, porta sfiga! La battaglia te la fanno vedere. E però... Rip comparsina, insegna agli angeli a scorreggiare mentre ti attaccano. Conosciamo Roose Bolton, un alfiere di Rob, che lo consiglia sui prigionieri. Sono troppi, famoli secchi. Li famo a pezzi e li damo da magnà ai soldati. Dume da piccioni con una fava di alto giardino. Non se posso uccidere prigionieri, piccini. Esattamente quello che pensavo, maestà. Che fichettina. Hai detto qualcosa? Rendi orgoglioso la tua mammina. Lo so, ah. Intanto i medici da mutua soccorrono i feriti, tra cui una ragazza. Qua levatela, leva! Bisogna tagliare. Ma sta fa, oh, ma c'è la laurea. Voglio vedere un pezzo di carta. Shh, è tutto a posto. Arriva pure Rob, perché non è che c'ha da fa. Guarda caso becca questa, ma vai a fare i piani di guerra. Re, gli dica qualcosa. C'ha ragione, falla fa. Ho i miei diritti! Ah, temo catturato, ringrazia che non stai appeso per le partine delicatine. Oh, va che lavoretto de fino! How could this happen? Aiuto! Come soffro! Signorina, non l'ho mai vista da queste parti. Perché non so da ste parti. Traga! Però ti perdono perché sono un re bravo. Come ti chiami? Talisa. Ma che è un nome freebooter di Elisa? Talisa, e poi? Vuoi sapere da che parte è la mia famiglia? Beh, sì, potresti essere una spia. Quel piccolo angelo ha perso un piede. Azzo c'entra, azzo me frega. Hanno tagliato la capoccia a mio padre. Ma chi guagna petta? Pescatore de rane? Ma che cazzo di professione è? Che è stato costretto a combattere obbligatissimo, obblighissimo di leva, levissima, purissima, altissima. E poteva nascere nobile, ma che lo risolve tutto io? Meh. E che dovrei fare? Mi dovrei arrendere, scusa. E lasciare a Cioffrino il leoncino bastardino il trono? Lo secca, ce lo giura. E poi? Well, it's a marvelous night. E poi, sti cazzi, torno a casa. Contento, complimenti ragazzi. E non te ci siedi sul trono? No, e chi lo farà? Boh, cioè vuoi fare il colpo di stato senza piatto lo stato?
Esatto, esatto. A me piacciono quelli ambiziosi. Il trono a me! Ma da dove vieni? Da lì? Dai, dai, è lì dove? Li cazzi mia! No, scherzo, Volantis. Roba, che cazzo te guardi che sei proprio sto sposo? Abbassa quello sguardo, abbassa! Tuo fratello è cattivo! Che cazzo? Basta! No, ma odiate Sansa, eh? Odiatela, bravi, bravi! Che schifo che me fate! Non c'è una puntata dove non la seviziano male! Io c'entro niente! Lo so, però so psicopatico, mi diverto così, eh! Lancel, degli ai capi d'accusa. Tuo fratello, con la magia, ci ha attaccato a capo di un branco di lupi. Sì, Harry Potter 3, che poi si sono mangiati i cadaveri. E che fai, li lasci a marcire? Vanno sprecati. Te devo far secca e manna la capoccetta tua a tuo fratello, capisci? Ma costretto. No! Ma mia madre insiste che non lo posso fa. È controproducente. Quindi te salvi. Lo vedi che Cesira è seria. Sarà strozza, ma non è matta. Sta cercando di rattoppare le cazzate di questo. Guarda che tosta, eh. Dai, so salva. Ser Merin, dai, la mano del re. Nel senso quello vero. Se ci dà più a pizza e salsa, Ser Merin. Ma lui è un cavaliere bravo. Gli dispiace picchiare le ragazzine. Cioè, basta. Fine. Ci vediamo con la prossima puntata del libricino. Cazzo, ho un impetto! Bello sto vestito! Grazie! L'ho fatto io! Guarda il mastino che non è contento! Super sonderino il mastino, è il più buono, basta! Non mi sto a divertire, eh! De più! Falla secca, sì! Guarda che la sta per far secca! Che state a fa? Tyrion salva Sansa! Questo è completamente pazzo, eh! Ammazzava pure lei! Va, va! Merin, fai più schifo di una crosta di morbo grigio trovata sotto al divano dopo una settimana, quando c'è il sole che Roll l'ha mandato! Lo facevo perché me l'ha ordinato il re, mica perché mi diverto! Invece sì! Bada come parli, nano! È nano, ma non de tante, ci dà... E guarda chi copre Sansa! Mastino zunderino! Geoffrey, lo sai il detto, sì? Tira, tira, a corda, ti strappano dalle mani e te ce piccano! Non osare minacciare il re! Io so forte a picchiare quelli arti sotto al metro, ho il dovere legale di avvertirla. Questo mi rotto il cazzo, Bronn, se riparla fallo secco! Questa è una minaccia! Capito? Ora sì, bra. Sansina piccina, ti do una mano. Grazie, ma se cerchi d'aiuto a me, alzami te. Caschi appresso a me, pesi 20 kg, sì. È una cosa simbolica. Guarda, simbolismo. Ah, ok, grazie. Geoffrey fa le faccine. Dottore è forte, veramente. Sicuro che vuoi sposarlo ancora? Io amo il mio cioffrino e farò tanti leoncini e vivrò una bellissima vita dipendente dallo Xanax. Ok. Lady Stark... Vivrai più di tutti noi. La veggenza de stomo! Oh, quella ha sbroccato poco, eh. Ma è stressato. Re. E la guerra. Gli incesti. Gli intrighi. I tradimenti. Furono affrontati con indomito coraggio da colei che sola poteva cambiare il mondo. No, 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 come potremmo calmarlo? Questi sono gli ormoni, eh. Gioca sempre che ha balestra. Sempre a toccarsi il balestrino. Infilza cose. Che sia una simbologia di un malcelato desiderio recondito. È perché si deve rilassare. Fermi tutti, ho un'idea. Facciamoli scopare, così, de botto, senza senso. Aspetta un attimo. Genio. Genio. Genio! Geoffrey torna nelle sue stanze e il mastino è rosso pure nella parte non bruciata. Che ci fai qua? C'è un regaletto per te da parte di tuo zio. Ma che gentile! E cosa mi avrà mai regalato? Un mirino per balestrino? Un'armatura in scaglie di neonati? La testa di Rob con pratica tracolla per metterci dentro le frecce? No! Gli ha regalato la demonetizzazione! Complimenti! Tanti auguri, Gioffrino! Tanti auguri, Gioffrino! Non è vero che è pazzo, siete voi che non lo capite, lui è tanto carino! Tanti auguri, Gioffrino! Yeah! Ah, ma Ross, ciao Ross, ciao! Cosa tocchi? Cosa tocchi? Tocca lei! Oh, Gioffrino Woglierino! Scene che te posso far vedere dopo! Oh, lei è quella che mi ha fatto demonetizzare l'ultimo video, che Tyrion ha pagato, ti ricordi? Ciao! Ti piace maestà? Ma, dai due pizzettine! Ok! Hai! Prova con questa, dai! Un pochetto!
Pochino più forte. Più forte. Maestà, hai dei gusti particolari. Gusti particolari un cazzo. Mo ti faccio vedere io a te, a quella coppia di hipster monocolore con più soldi che problemi, gusti particolarissimi. E ora di ciccio formaggio. Ciccio formaggio. È la safe word? Tiè. Maestà, non ho fatto il corso d'aggiornamento per sto coso. Ma poi dove si mettono le batterie? Ce la devi colpire. Oh, dai, ci guardano i minorenni, non famo ste battute, eh. Forza po'. Non sono soddisfatto. Ciccio formaggio, ciccio formaggio. Maestà, se suo cielo venisse a sapere, siamo arrivati al punto. Poi la porterai da lui e gli farei vedere che hai fatto. Ma non posso farlo, ho dei valori, la compagna battona. Insomma, potevo stare io al posto suo. O ti toccherà la medesima sorte. Girate, forza, famo a breve. Torniamo da Renly. Che becca dito corto. Non chiede cosa è successo alla tizia, no, voglio sapere. Non ci voglio pensare. Re, che bello vederti. Me stai sul cazzo. What you say? That you only meant well. Boh, glielo dice così. Non mi piace il tuo viso. Non mi piacciono le tue parole. Me stai sulle palline. Che vuoi? Gioco del muori via. Siccome c'è la non trascurabile possibilità che tu possa vincere la guerra, te voglio dare una mano. Ci penso, te faccio sapere. Belish esce dalla tenda e sbam Margherita con una parabola vestita con collettino vicino. Ma che ci raccoglie la pioggia durante i monsoni? Te sei perso? Sì, pure io non trovo la mia tenda. La tua? Non la vostra? Corre? Errorino nel gioco del muori. Strano, perché prima ho beccato l'ora se lui ha detto la nostra tenda. Tu stavo sicuro che vuoi farmi incassare a mezzo accampamento mio? No, ma è solo gossip, io c'è campo, sai. Allora parliamo un po' di te. Ti sei mai sposato? Ma che sei scema. E infatti non sei niente del matrimonio. Te lo spiego io. Mio marito è il mio re e il mio re è mio marito. Capito? No, buonanotte. Magari una frase sessista. Torniamo dalla madre delle iguane che decollano. Draghi, Viverne, un altro cavallo è tornato. Sì, che bello. Eppure lo scudiero. Era sacrificabile, però siamo contenti. Ho svoltato, regà. Davvero? Sì, de là. E ho trovato una città. Dicono che sarebbero onorati d'ospitare la genitrice dei piccioni squamati. Ho capito. Mi dispiace, ma Draghi ci chiamo. Spendete 2 lire in più e fate altre 2 zampette. Forse poi ne parlavo. Fine del pezzo da Calesbrinx. Aria arriva ad Arrenal. L'ex tenuta di Janos. No. La futura tenuta di Lord Baelish. No. La prigione dei Lannister. No. Arrenal è tutto ed ogni cosa. E ci sono delle rocce sciolte. Come fai a sciogliere le rocce? Coi draghi. Ci sono draghi qua. No, sono tutti estinti. O so estinti o so tutti morti. Tutti estinti, che cazzo vuol dire? Non è italiano tutti estinti. Benvenuti nel villaggio vacanze Lannister. Io sono il capo animatore La Montagna 2.0. È ora del gioco aperitivo. C'è gioco corrente, sentite? Lo hanno ucciso. Era mio figlio. Pochi giorni fa hanno ucciso anche mia sorella. E prima ancora mio marito. Ne prendono uno al giorno? Sì. E tutti i parenti tu hanno segato? Sì. Allontanati da questa che porta sfiella. Ma che pure lei è Stark? Ma perché hanno perso? E mo se la metta. E mica si fa così, eh? Joffrey. Assali, stavo, vedi? Yorem, complimenti, l'hai buttata nell'ossessivo compulsività. Cersei. Ma no, Cersei. Ilin Payne. Ma pure Ilin Payne non stava a fare il lavoro suo. Il mastino. Non me lo tocca il mastino. Fine. Corta. Come il nome da Calesbrinx. Ah, bei tempi. Andiamo da Kat. Come osi? Posso spiegare. Hai tradito Ned. Partimo da qua. Fuori. Io ti amo. Oddio, col senno di poi la tattica ti amo, regà. Niente, niente. Non è spoiler. Non ci ha capito un cazzo. Non è spoiler, dai. Non rompere cazzo. Possiamo recuperare. Io te parto, Petir. Stranamente, la dichiarazione d'amore dopo aver fatto ammazzare il marito con cui ci ha messo al mondo 7.047.000 metalupetti non ha funzionato. Non accende il desiderio in una donna e quindi le minaccione. Vuoi rivedere le tue figlie? Sansa, detta piano B, è più bella che mai. E Arya, boh, cosa? È al sicuro per adesso.
Si mantato uguale. E che cazzo? Allora dammi gemi. Non me lo fanno fa. E sti cazzi. Giusto. E sti cazzi. Cat. Potrebbe essere la tua ultima possibilità. De fa un'altra super cassata. Sta buona, cat. C'ha lo sguardo, faccio le cazzate. E mi faccio odiare, porco Giuda. Cat, troppe cazzate, cat. Cattate. Non so cazzate, so cattate. La prossima volta hai fatto la cattata. Mi autocensuro. Vabbè. Ti ho portato un regalo. Non lo voglio, gne gne. E prima guarda, no? Che è sta roba? Le spoglie di Ned. In sta cassetta? Ciao, cat. Benvenuta nel... la tua cassetta? Magari hanno fatto a pezzi? Ci sta la testa? No. E però Ned era un uomo bravo. È giusto che riposi a grande inverno in quel buco strano che voi chiamate cripta. Ora, tornando al discorso di prima, te ne vai! Ok, ok. Che schifo! Basita! Buongiorno! Forza, forza! Ricominciamo con i giochi! Prima del buffet, per stimolare l'appetito, il quizzettone del muori! Scegli me! Sta buono, non hai capito? Vabbè, c'è sta questo qua che gli dice che lui lo fissa, per questo non lo scelgono. Lo fissa e lo scelgono. Ma che cazzo di problemi c'hai? Perché lo fissi? Frittella dà la felicità di essere in un posto così divertente? Se pisci addosso! Le regole sono semplici! Devi rispondere alle domande prima dello scadere del tempo! Siccome non abbiamo clessidre, mannaggia, useremo questo topo sorcio gigante come timer! Se te squarta le budelline, perdi! Cos? Pronti via! Ci sono gioielli? No! Pietre preziose? No! Tesori nascosti? No! Pietre nascoste? Cosa? Gioielli, tesori preziosi? Cos? Giochi preziosi? Sì, non ho capito. Carmen San Diego, non credo. La fratellanza, ma il film dei gemi. Hai sbagliato troppe volte, mi dispiace. Scossa? Fuoco? Te sta a dirti? Abbastanza. Il socio, piccolo angelo, c'è una sola direzione, pannassene. E il tempo stringe. Non lo so, non so niente. Niente vidi, niente accio. Su che lo sai. James il macellaio. Complimenti, hai vinto. E cosa ho vinto? Siamo nel trono del muori. La morte. Aggiorniamo la lista. Joffrey, Cersei, Irin Payne, il mastino, Polliver, la montagna. Attenzione, incontrone, i fratelli Cerbiattelli che litigano su chi è più erede. Io sono legittimo erede, io sono più legittimo, io sono il maggiore, gne gne. Te sei triste, te sei gay, tromba vecchia. Spoiler! Mo ho capito perché sei diventato credente. Il prescelter falò a prima fiamma. A te interessa solo la fornace. Monellacci! Siete fratelli, dovete andare d'accordo. Tu anche nella morte non dai retta a tuo marito. Lui ha scelto me. Il trono è mio. Mio! E avrebbe anche ragione questo signore, visto che Joffrey è bastardino meticino. Lui è il fratello maggiore di Robert. È lui. E chi lo nega è cattivo. Io lo nego, guarda un po'. Ti è sempre mancata una cosa fondamentale, fratello. Dice il discorso, una vita senza amici. No, ma di che? E allora cosa? La locura! Te do una notte per ripensarci. Oppure te faccio un culo così. Non fare battute, che bello, non ti denuncio. Mi denuncio da solo. Sta a capana, Renly. Perché la notte è troia e piena di battone. Cosa? No, no, non era così, com'era? Ah, sì. La notte è gaia e piena di transoni. Yeah! Aspetta, la notte è stuoia e piena di trattori. Oh, ma che sta di? Niente, caro. Tu sei l'eletto, fidati. Sono l'eletto, sì! Buia, buia e piena di terrori. La catchphrase bella mia, l'ho detta. Ok, andiamo. Ci credereste? Un tempo lo amavo. Non nel modo dell'Annister, nel modo bello. La Calesbrix è arrivata nell'unica città che gli ha dato retta, ma che purtroppo non arrivò sul podio tra le città più belle di Essos. Infatti è Kart. Sta città la voglio a ferro e fuoco e sangue. I 13, quelli che comandano la città, gli vanno incontro, però armati. Ma non ci volevano, beh? Se sapessi che un'orda dotrachi si avvicina alla tua città, faresti lo stesso, Khaleesi. Orda, andiamo! Siete una massa dei barboni, dai!
Insomma, io Daenerys Targaryen nata dalla finestra, eccetera. La mia fama mi precede, bene. E tu sei mio lord? Ma io non so lord, io c'ho solo i sordi. E come ti chiami? Il mio nome è più lungo del tuo, lascia perdere. Chiamami Pino. Ciao Pino. E quindi? Faccia in bocca! A quart! Chart! Che faccio? Io do fuoco? Potremmo vedere i draghi? No, perché no? Boh, così. Gli faccio vedere sempre le schiavette se li tiro fuori, però a te non me va. Ma stai antipatico. Io e i 13, salve, siamo tanto curiosi di vedere i piccoletti, gli famo un regaletto, manca il battesimo ci ha invitato. Alcuni pensano che dici le cattate, pensa un po'. Come ti permetti? E allora facceli vedere. No, li ha mio cugino. Ma questo c'ha anche un po' ragione, eh. Ma fagli vedere sti draghi. No, io esigo essere trattata con rispetto. Da dove vengo io non si trattano così gli ospiti. Al massimo si invitano a un matrimonio, niente, niente. Mi sembra che ti è scappato uno sguardo in macchina. Io? No, è impossibile. E allora torna al paese tuo. Bravo, così si fa, i mitrachi! Avevate promesso di ricevermi! Infatti, eccoci qua. Oh, questa è ineccepibile nelle risposte, eh. Bisogna ammetterlo. Fammi entrare. Sto scalla. Ma non è lignifuga. Easy, Calisi. Ok. 13. Che vuoi? Aspettate solo che i miei draghi, che esistono, crescono e torneremo a dare fuoco a tutto quello che ami. Meh, a tutti i tuoi amici. Meh, tua moglie. Meh, i tuoi figli. Meh, e i soldi. Ah, capito? Ci stiamo cacando sotto! Cosa? Ma se non ve famo entrare, morite tutti, no? E quindi? Basta con queste risposte argutissime! C'è ragione, su via! Famoli entrare! E mo questo chi è? Zaro Zoan Daxos! Chi? Zaro Zoan Daxos! Ti chiamerò Zorro! Zorro ha preso in simpatia la Galesbrix! Infatti è in mitrago pure lui, guarda tra i mitrachi! Si capiscono! E li vuole fa entrare. No. E dai. No. E su. No. Me faccio un tagliettino. Allora ok. Ma cosa? Invoco Sumai. E chiama Sumai. Sumai. No. È un patto. Adesso stanno sotto la responsabilità mia. Così la trama va avanti. Dai. Cancello aperto. I barboni accolti. Colpa dell'Europa. Boccette, oh, io censuro, non mi interessa, mi dispiace. Viva YouTube! Altro giorno, altro gioco! Tocca a Gendry. Oro, ci sta? Non sono di qui, a fratellanza. Sono arrivato ieri, mai visto? Dai, col sorcio. Oddio, uno col cachet alto sta per morire. No, perché arriva Tywin. T'ha detto bene. Ma qua morono pure i protagonisti, no? Quindi uno c'ha sempre paura. Che se lo fa? Il gioco aperitivo! E abbiamo abbastanza lavoratori per permetterci ste cassate. Che te guardi, ragazzino? Ma è una signorina, che non lo vedi? Da cosa l'hai capito? Dal seno! Va! Ma non lo nasconde più! Metti un busto, un corsetto, una fascia, un maglione, qualcosa! Via fa la coppiera, va! Porta Tyrion Lancel! Cesira la regina dice che devi liberare Pycelle! Ciao! Fermati un attimo, cugino, non parliamo mai! Ma chi te pensa, folletto? È un Fidersen! Hai avuto quest'ordine da Cesira personalmente? T'ho detto di sì! Addio! A quest'ora? Ci sto da tutta la notte! Bye bye. Insomma, te trombi, mi sorella. Come ti permetti? Geoffrey già ti chiama papino? Ma lo sa? Andiamo a svegliarlo? Non dirlo a Geoffrey, per favore. Oh, non fa più lo spavardino? Non parli più? Il leone ti ha manciato la lingua? Ho fatto solo quello che mi ha chiesto la regina. E che ti ha chiesto? Un sacco di cose. Le sentirò insieme al re. Andiamo. No, no, Prince, faccio tutto quello che vuoi.
30 secondi fa era tutto matterello. Ma chi te pensa, folletto? Io ti penso sempre, anche quando sto con Cesira. Io TVB. Così è un po' troppo. Ok, adesso tu lavori per me. Che devo fa? Quello che fai sempre, compreso tromba. Sì, pure quello. Segna tutto quello che fa mia sorella e poi me lo viene a di. Ok, bravo cugino, mi sei sempre piaciuto. Sorridi che magari domani ti svegli sotto un albero del cuore. Tromba di mia sorella. Fallo per il regno. Besta campagna elettorale ever. Sbarra barra. Capocce dei cervi de legno. Sempre capocce, tutte capoccette. Davos e Stannis parlano delle dita de Davos. Oh, guarda, ce le ha appese. Tipo ciondolino, che carino. Sono molto contento che me le hai mozzate. Boh, vabbè. Così mi ricordo da dove vengo, che ero un contrabbandiere cattivo. Ma adesso ho insegnato a mio figlio ad essere bravo. E averli al collo perennemente aiuta. Da quando è piccolo così, la prima volta che l'ha vista è traumatizzatissimo. Non sgarrerà mai. Ma ti dà retta? Questi giovani. Ma quando parla la tua donna rossa, ha un nome. Melisandra. Grazie a quello che mi facesti quel giorno, ho smesso di essere un contrabbandiere cattivo. E non lo farò più. Mi serve che far contrabbandiere. Tranne adesso, che devo portare? La donna rossa. Ma hai appena detto che ha un nome. Io però non sono molto d'accordo, sti cazzi. Obbedisco. Momento in cui Davos e Melisandre parlano. Oh, così si riconciliano. Te sta caga sotto, cavaliere delle cipolle. Ok, non si riconciliano. Hai trasportato roba peggio di me. Da quello che sta per succede, non penso, guarda. Ser Davos, pensi di essere bravo o cattivo? Le domande esistenziali, madonna. Beh, alti e bassi. Se una cipolla per metà è nera, è marcia. No, perché la tagli a metà e te puoi mangiare la parte pulita. Cioè, un uomo o è bravo o è cattivo. Siamo un po' più sfaccettati di così, però vabbè. E tu sei? Brava, ovvio. Beh, ovvio. Già ho capito che tipo sei. Ami tua moglie? Ah, sì, amo mia moglie. Però te piaccio, vero? Vero? Ma che vuol dire? Sei una bella donna. Vuoi vedere che c'è sotto il mantello, Ma che vuol dire sei una bella donna? E lo vedrai. Ma che vuol dire sei una bella donna? Davos e Melisandra entrano dentro una grotta e Davos comincia a preoccuparsi. Dove mi porti? Ha detto che c'erano le caramelline. Ah! Non era quello che mi aspettavo sotto il mantello. La donna rossa evidentemente ha le gravidanze peggio dei sorci e comincia a partorire. Così. Spinga signora, spinga! Esce tutto un blobbino incredibile. Ricacci dentro signora, ricacci! È nato! Il legittimo erede di Stannis Baratheon, primogenito maschio. Ma è nero! Si sollevano dubbi sulla fedeltà di Melisandra. Fine. Beh, la storia ci insegna questo. Le classiche guerre combattute con draghi e parti di pozzangherine. Beh, comunque, niente giorno inserire cognome sta puntata. Fine.